Allora, sto ammirando la locandina, non so se sono già in distribuzione, se pensavo fosse un'anteprima del Mango Music Festival. Siamo con Paco Mengozzi, 11, 12, 13, 14 luglio al Prato, quindi insomma anche tu sei uno adesso dei rivitalizzatori di questa parte alta della città. E allora intanto complimenti perché riesci ad allestire una manifestazione di questo livello. E poi parliamo un po' allora del programma di quest'anno. Sì, vabbè, grande novità essere qua a pochi metri al Prato, quindi è anche una sfida, no? È bella sfida, un grande cambio, un po' dovuto, un po' doveroso su comunque l'onda della crescita e degli spazi che avevamo a disposizione a Via Alfieri, a Tortaia, nostra casa natale, nostra nido se vogliamo, però chiaramente a un certo punto sono più stati sufficienti ad ospitarci. Insieme al comune si è un po' immaginato che poteva succedere, dove si poteva andare, ecco che il Prato ci è sembrata la collocazione ideale, sia perché siamo in centro, sia per la bellezza, lo spazio a disposizione, e speriamo anche non disturbare troppo il vicinato, che comunque al Prato c'è tutto il centro, ma non sono vicinissimi. Anche a Tortaia, voglio dire, non esatto. È che mancava il vicinato, no, quindi infatti, evidentemente è possibile infatti la convivenza quando una manifestazione ha veramente il carattere di festa come il Mango è sempre riuscito ad avere, una manifestazione che pur presentando musica anche particolare, diciamo, certo, non propriamente pop, ecco, mettiamola certo così, è un festival che ha sempre unito varie generazioni, un festival per famiglie, insomma. Sì. Credo che questo sia un bello obiettivo, no? Raggiungere. Sì, la sfida è anche quella, no? Fare appunto una festa è sicuramente la sua cifra stilistica, dopodiché abbinare la qualità della proposta musicale, che è quella un po' dell'attualità, dei gruppi emergenti, dei talenti a livello nazionale che si muovono in tutta Italia, con i talenti nostri della città, del territorio, che magari si affiancano ai gruppi più importanti, però creare anche dei spazi dove alla fine la famiglia, il curioso, chiunque vuole fare una passeggiata abbia modo poi di starci, il mercatino, la ristorazione. A Tortaia era già così, chiaramente un pochino più compresso, qua puntiamo ad avere anche proprio ambienti per rilassarsi, stare ancora più tranquilli e ovviamente puntando anche a valorizzare un po' tutto il centro. Magari si fa una gita, una visita giù nella parte bassa e poi si prosegue per il Prato, un po' di salita e arriva insomma, un posto molto bello. Ecco, ma lasciare però il luogo dove in qualche modo si è nati e si è cresciuti, dico dal punto di vista organizzativo del festival, ecco, proprio emotivamente sì, ti costa qualcosa oppure sì, no? Quest'inverno è stato un po' un tuffo al cuore perché da una parte chiaramente non era un obbligo, però era anche una scelta un po' saggia, ponderata e con tante valutazioni. È un po' come lasciare la casa quando si va a studiare fuori sede, no? Magari stai benissimo, non sai cosa ti aspetterà, lì per lì dici madonna, faccio un po' fatica. In realtà saremo sempre grati a quel posto e comunque non lo abbandoneremo mai anche con eventi e iniziative varie, però chiaramente questo è un po' il salto in avanti, puntando anche per una dimensione un pochino più cittadina proprio della città, e quindi il Prato obiettivamente è la collocazione migliore. Ecco, d'altronde l'abbiamo detto spesso anche in questi giorni, in questo momento la parola d'ordine è cambiamento, c'è anche il governo del cambiamento, esatto. Voi avete i ministri, quindi ah, vogliamo dire proprio in chiusura presentare un po' anche gli elementi forti di questo programma. Sicuramente la parte musicale, ovviamente l'ingresso è sempre gratuito, punta ad avere un po' il meglio delle band in giro, quindi da Cosmo, che è un musicista di musica elettronica che però ci abbina il pop in maniera molto intelligente, appunto a Ministri, a Gemitez, che è un rapper di queste nuove generazioni di super giovani e che hanno un pubblico giovanissimo che lo segue sfegatati, Fra Quintale, un altro bell'artista. Per intenderci sono tutti nomi che erano al 1° maggio a Roma e l'hanno vissuto da protagonisti. Sicuramente sono tutti nomi che vanno per la maggiore in questo momento, lo dimostra il fatto che io non ne conosco neanche uno, però io siccome sono rimasta lì testive, ne dicevamo prima, a proposito di Mix Festival, quello è normale, insomma. Che... Sì, sì, sì. Bene, Paco, davvero grazie per essere stato qui con noi, complimenti, ovviamente seguiremo con attenzione anche il tuo festival, così come le manifestazioni importanti che si svolgono nella città, il Mango Festival è sicuramente una delle più importanti. Adesso grazie. Ci trasferiamo in tribuna dove sicuramente scalpiteranno Andrea Lanzi e Giorgio Marmolini per raccontarci cosa sta succedendo nelle sessioni di prove. Sono cominciate le prove dell'ultimo quartiere, Porta Santo Spirito. Vai Andrea. Sì Luca, Porta Santo Spirito è sulla lizza, anche se ancora non ha approvato i tiri contro il Leburato. È in corso una disputa su un punteggio di Gabelli di Porta del Foro tra Andrea Lanzi
e Giorgio Marmorini e anche Paolo Nocentini, che è qua sotto, non lo vediamo inquadrato, ma c'è e si fa sentire un 4-1-5. Insomma, stasera avete trovato da discutere, Andrea. Come avevamo detto nel precedente collegamento, c'è in ballo anche una bella cena. Sì, è che si sono coalizzati contro di me tutti e due, quindi un voto uno vale uno, democrazia. Qui io chiedo l'intervento della giuria, perché la giuria che era Giorgio Marmorini non è attendibile. Non è imparziale, soprattutto. Non è imparziale, si è coalizzata come i partiti nei pali più conosciuti, hanno fatto un partito tutto contro di me. Senti, possiamo dire però che Porta del Foro ha chiuso bene, ci ha fatto una bella serata di prove. Porta del Foro a me è piaciuta molto, anche se nei primi due tiri è venuto un 5, un 2, 4, credo che sia un 2, e quindi la giostra della serata sicuramente non l'avrebbe vinta, però come ho detto nel precedente collegamento, i due titolari con i cavalli, che a questo punto possiamo dire che saranno i titolari, e cioè Brighella con Andrea Vernaccini e Nuvola con Parzi, hanno fatto su 5 tiri 4 volte il centro. Andrea Vernaccini poi ha anche cambiato cavallo alla fine. Andrea Vernaccini ha cambiato cavallo, ha provato questa cavalla giovane che si chiama Pine, però credo che l'abbia provata per fargli fare un po' di esperienza. E da considerare che invece Gabelli ha fatto tutta la sessione di prove con la seconda cavalla di Vernaccini, è un aspetto che ci corre alla prova generale, oppure che abbia dato un giorno di riposo al suo cavallo Pampero, ma mi sembra strano perché l'ultima sera, insomma, di solito, insomma, le prove si fanno col cavallo che poi ci si corre la gara. Ora c'è i due di Porta Santo Spirito, Scorteccia ha fatto il primo tiro, è andato nel 4 vicino al centro, un 4 un po' alto nell'angolino, non è riuscito a fare un 5 e ora sta accompagnando Cicerchi al pozzo, che anche questa è una novità per loro, perché questa esperienza di accompagnare il giostratore al pozzo non l'hanno mai fatta finché c'era Martino Gianni. Eh sì, a proposito di Martino, che è una figura che aleggia sempre, no? Sulla piazza, poco prima di questa nostra trasmissione è andata in onda anche la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato alle Mani in Pasto proprio con Giorgio Marmorini. Insomma, possiamo dire alla fine di queste prove se, insomma, l'assenza di Martino si è fatta sentire oppure no, Giorgio? Lui ha detto che non si sente, però lui è di parte. No, l'assenza si sente perché è proprio la sua esperienza nello svolgimento delle prove che può portare quel qualcosa in più che ha caratterizzato le prove degli ultimi anni di Porta Santo Spirito e le vittorie che sono venute, molti episodi estemporanei che avvengono lì per lì, dove Martino è velocissimo a prendere la direzione giusta e a sfruttarle. Santo Spirito ha provato correttamente, ha continuato il programma che aveva fatto con Martino, è molto diligente Gian Maria Scortecci a fare, diciamo, l'inizio di sostituto, perché anche lui dovrà pian piano entrare più nel ruolo. Quindi Santo Spirito sicuramente sta provando bene, è andato avanti bene, come però stasera manca un po' di grinta, ecco, c'è un qualcosa che le cose sono fatte, come si dice, bene ma non benissimo. E forse la consapevolezza dei forti, non lo so, che forse fa avere questo atteggiamento, Giorgio? È tanta esperienza e poi Martino è uno che c'è nato nella giostra, percepisce le sfumature che poi sono quelle che fanno la differenza. Stasera comunque Santo Spirito non ha fatto 10, sono due carriere probabilmente sull'8, sul 9, sull'8, insomma punteggi un pochino da misurare, ok. Se vediamo Porta Crucifera che ha due esordienti, sui punti siamo lì. Cioè, quindi questa è una giostra veramente da interpretare, tutti questi punteggi sporchi magari sabato diventano netti oppure possono determinare qualche sorpresa. Il livello delle coppie è molto vicino,
e alla vigilia dell'estrazione delle carriere sembrava che la situazione potesse essere più marcata, poi magari la giostra ci dirà che questa previsione è sbagliata. Questa è una bella carriera, Gian Maria è andato a cancellare il 5, si è riportato, applausi per lui. Sì, si è riportato nelle posizioni che è, e comunque al secondo tiro a un cavaliere come Gian Maria non si può dare un'altra chance, questo va detto senza, anche se lui ha lavorato da caposquadra, si è sacrificato nel cavallo, Gian Maria su Napoleone insomma sappiamo quali sono i risultati, lui ha dimostrato di essere un capo, di gestire bene la coppia, di voler mettere il suo compagno nella migliore situazione, sono cose che fanno ben pensare su questa coppia per il futuro, come possa ancora migliorare, perché è molto coesa, compatta e ha come obiettivo il risultato, e per arrivare al risultato si può anche rimescolare le carte. Gian Maria sta facendo bene. Sì, Gian Maria ha questo nuovo ruolo che si sta ritagliando addosso. Prima di ricedere la linea a Luca, cosa ti aspetti da Elia Cicerchia per la prima volta senza Martino Gianni? In un'intervista hanno detto che un po' abbiamo tolto le ruotine dalla bicicletta adesso, no? Ha ragione, perché l'ha accennato prima Giorgio, questa è una coppia cresciuta con Martino, le nozioni anche tecniche le hanno avute con Martino, però effettivamente Martino è insostituibile, tant'è che credo che loro tecnicamente hanno già appreso tutto. È vero che gli mancheranno quelle piccole sfumature, ma non credo che ci siano altri personaggi che te lo possano dare. Luca, a te. Sì, siamo con il capitano di Porta del Foro Dante Nocentini e con Paolo Ciarpaglini e Marco Londinini, componenti della squadra tecnica. Io è da domenica che in Aretino si direbbe li pieggio, perché insomma, rivederli a far parte della squadra tecnica e tornati a vivere la vita attiva del loro quartiere mi fa particolarmente piacere, quindi è l'occasione anche per fare due chiacchiere con loro mentre vediamo il secondo tiro di Elia Cicerchia, che è andato anche lui a cancellare il centro. Allora, al capitano Dante Nocentini la prima domanda, perché ne stiamo discutendo da prima, facciamo l'ultimo giorno di prova questo piccolo gioco di valutare i primi tiri dei giostratori, e sul primo tiro di Vernaccini non c'è certezza su quale sia il punteggio, lo possiamo rivelare oppure no? Ma il primo tiro che ha fatto stasera? Sì. Il primo tiro è stato un 2. Perché era l'incertezza, diciamo, un tiro a cavallo, quindi insomma, anche se poi dopo si è ripreso nettamente nei tiri successivi. Sì, poi si è ripreso, e aveva avuto un problema in partenza, ha detto che ha commesso un piccolo errore, ha capito qual era l'errore e poi successivamente non l'ha ripetuto. Complessivamente sei soddisfatto delle prestazioni dei tuoi due giocatori? Abbiamo detto più volte in queste serate, Davide Parzi sicuramente è stato, se non il più positivo, sicuramente uno dei più positivi complessivamente del lotto di tutti i giostratori che si sono visti in piazza. Sì, è stato il più costante nei punteggi, ma io sono contento di tutti e quattro, perché tutti e quattro hanno fatto dei gran punti, soprattutto stasera, e poi sono migliorati parecchio rispetto alle passate edizioni. Ecco Paolo, ti chiedo conforto anche alla tua ovviamente esperienza di grande uomo di giostra per capire da te una valutazione sulle novità apportate quest'anno nelle sessioni di prove. Se secondo te di questo livellamento che abbiamo parlato tante volte in queste serate, che si è visto e percepito anche questa sera, dove non c'è un quartiere nettamente favorito, a volte soprattutto a giugno si vedevano delle differenze enormi fra quartieri, influisce anche il fatto che sia provato un giorno in meno, si prova tutti assieme, quindi in qualche modo questa novità ha magari contribuito a pareggiare di più il livello delle prestazioni? No, io non credo che sia dovuto alla novità che è stata apportata sotto il profilo della serata, nel senso dei 45 minuti, che prima non era così. Io credo che quando i cavalieri vengono qui a giugno non hanno come a settembre un lavoro alle spalle ormai abbastanza assodato, acquisito. È invece il primo lavoro praticamente. Se poi parliamo di noi, bisogna anche un po' tenere presente che praticamente abbiamo ricominciato un nuovo lavoro
che stiamo portando avanti, che chiaramente non cerchiamo di stravolgere, perché certi risultati ormai sono abbastanza assodati. Non dobbiamo dimenticarci che noi abbiamo ancora una coppia relativamente giovane, perché praticamente corrono insieme, hanno corso solo una volta giusta, insieme, certo. E quindi, insomma, tutto quanto per noi è ancora molto da scoprire. Mi piacerebbe spendere semmai una parola in più su Davide Parsi. Io credo che Davide Parsi sia, mentre Andrea ormai è un po' una realtà semiacquisita per certo. noi, eccetera, una garanzia, eccetera. Parsi ancora probabilmente noi non lo conosciamo così ben a fondo e probabilmente deve ancora esprimere tutto il suo potenziale che racchiude in sé, perché anche stasera ha fatto vedere che nonostante una partenza prettamente infelice poi è riuscito a governare, a rimettersi in sesto e a trovare il punto. Per cui il giocatore c'è, eccetera, si tratta solo di lavorare, perché solo lavorando potremo arrivare ad acquisire certi risultati, perché non possiamo nasconderci dietro un dito che chiaramente c'è una coppia che assodata, che è quella di San Spirito, che chiaramente c'ha il lavoro alle spalle, è più avanti di noi. Noi dobbiamo fare forse passi un po' più veloci per riaccostarci. Tornando alla giostra di giugno, come tu ben sai, non è la giostra di settembre, che sicuramente è non più facile, ma insomma si vedono anche punteggi molto più eclatanti. La notte se ne vede un pochino meno e questo sicuramente livella un pochino più le coppie, per cui la giostra di sabato sarà tutta una giostra da scoprire, una giostra ancora da scrivere. Sono perfettamente d'accordo con te veramente sul giudizio su Davide Parsi, perché ricordavamo prima che Parsi, al di là della giostra, l'unica giostra che ha corso in una situazione nella quale ovviamente la sua prestazione, Marco, è difficile da valutare, però viene da una serie di prove generali strepitose, no? Quindi insomma, non è certo un giostatore da scoprire dal punto di vista della qualità delle prestazioni, quindi in qualche modo in questo momento, pur avendo corso una sola giostra, ripeto, in questa piazza rappresenta una certezza. Assolutamente sì, infatti il quartiere ha puntato su lui per fare coppia con Andrea Bernaccini. Come hai detto te giustamente, lui viene da delle prove generali strepitose, viene da un tiro in piazza in cui purtroppo lui ha potuto dimostrare soltanto al 50% le sue possibilità, perché era un tiro che non aveva nessun tipo di valore. Però vedendolo lavorare, vedendolo la determinazione e la grinta che mette giorno per giorno, io credo che il quartiere abbia fatto assolutamente bene a puntare su di lui, nulla togliendo che dietro ci sono altri due giostratori, di cui uno che è Gabriele Innocenti, che ha fatto una giostra anno passato come titolare e sicuramente si sta riconfermando, perché anche stasera è andato benissimo, ieri sera uguale. Quindi un quartiere credo che abbia, passatevi il termine fra virgolette, l'obbligo di avere almeno tre giostratori, non dico allo stesso livello. E poi il quartiere è contento, credo che sia contento anche di Roberto Gabelli, che è stato preso in corsa. Ha fatto molto bene questa settimana. Molto bene, è andato molto bene, stasera ha provato un altro cavallo che non è suo, è andato bene, il primo tiro ha fatto 5, poi chiaramente quando te provi per la prima volta con un cavallo nuovo nella piazza ci sono varie dinamiche che vanno messe a punto, però è uno che è stato preso qualche mese dopo che avevamo iniziato questo nuovo percorso, si è integrato benissimo, sta facendo benissimo, è un ragazzo eccezionale. Quindi io credo che il quartiere ha quattro giostratori, due titolari e le due riserve, e in questo contesto a giugno io credo che possa dire la sua sia domani sera nella prova generale che sabato anche in giostra. Io ho la convinzione che, mentre è difficile dire chi sono i favoriti della giostra, come dicevamo prima, secondo me invece Porta del Fuori è il quartiere nettamente favorito della prova generale, per quello che si è visto in queste serate. Tra l'altro, Paolo, una prova generale che ha anche un particolare significato proprio per il quartiere di Porta del Fuori, visto che è dedicata a Sandro Sganato. Sì, per noi è un obiettivo. Ci eravamo preparati anche molto bene, perché come ha detto Marco, noi purtroppo domani sera correremo non con il cavallo titolare di Gabelli, ma purtroppo con un cavallo che lui solo oggi ha potuto prendere in mano, perché la sua è venuta una indisponibilità. E per cui noi siamo grati a Gabelli, che si è adattato quasi immediatamente su un cavallo che lui non ci aveva fatto neanche un tiro.
primi tiri che ha fatto sono stati oggi due tiri alla stampa e stasera quelli che avete visto. Per cui noi gli siamo veramente riconoscenti di essersi messo immediatamente nuovamente in moto, di essersi scancellato il suo piccolo problema che gli è pervenuto, perché nel mondo dei cavalli non si sa mai il giorno dopo cos'è che succede. Allora chiudiamo con il capitano Dante Nocentini con una valutazione prima di dare la linea, tra l'altro poi proprio alla Hawaiian Party, quindi ci trasferiremo direttamente a Porta del Foro, abbiamo un filo conduttore quindi evidente. Abbiamo prima sentito molti commenti relativi a Martino Gianni, a quanto mancherà a Porta Santo Spirito. Se tu dovessi dare una percentuale nel risultato di Porta del Foro, quanto ci inciderà Martino Gianni? Puoi dire anche 0%? No, io no, ti ascolto. No. Allora, io non sono bravo con i numeri, per cui non posso ora fare la lotteria. Però posso dire che c'è del suo. In questo cambiamento c'è del suo, per cui lui ha fatto delle cose anche importanti per noi. È rimasto al di fuori perché non vuole coinvolgimenti, però ha dato dei suggerimenti, dei consigli che sono stati molto preziosi. Si vede i risultati, per cui c'è anche del suo qui dentro. Ora non so in che misura, ma c'è del suo. Bene, ti ringrazio per questa. Io l'ho fatto apposta a te per questa domanda, perché questi due volponi ti immagini se mi avrebbero risposto. No, ci eravamo messi d'accordo prima, per cui. Perfetto. Bene, allora grazie davvero per la vostra presenza qui. Io devo dire ovviamente un grosso in bocca al lupo per il suo esordio nel ruolo di capitano a Dante Nocentini, e manifesta ancora la mia personale soddisfazione quando vedo che persone di giostra come Paolo Ciarpaglini e Marco Londinini tornano ad indossare i colori del loro quartiere e a vivere in prima persona, a respirare la polvere di questa lizza, no? Della quale una volta che ci si è innamorati è difficile starne lontani. Grazie ancora, e quindi adesso andiamo direttamente alla Hawaiian Party. Vai Elettra! Sì Luca, come avete visto un po' le immagini già da prima, insomma si capisce la portata di questo evento. Ci sono palloncini gonfiabili che girano da tutte le parti, quindi ci stiamo divertendo molto, devo ammettere ci stiamo proprio divertendo molto. Ma qui adesso noi siamo vicini, si può dire al risico, perché in realtà sono le mappe per la disposizione dei tavoli della cena propiziatoria. Noi siamo qui con Lucia e con Martina che si occupano appunto della cucina e parliamo anche un po' di questa cena propiziatoria, perché i numeri stanno crescendo. I numeri, contiamo di arrivare sopra alle 900 persone. E quale sarà il menù della propiziatoria di quest'anno? Abbiamo scelto un menù abbastanza tradizionale, siamo partiti con un antipasto che è il classico, poi le pappardelle al sugo, peposto con i fagioli e dolci tipici della casa, quindi siamo rimasti con un menù abbastanza casalingo, ma che comunque è caldo, accogliente. Abbastanza retino poi direi. Esattamente di casa. E senti un po', stasera anche qui ho visto insomma piatti di qualsiasi tipo che uscivano da quelle cucine. Tra l'altro avete smesso di cuocere la pizza proprio penso 10 minuti fa, le ultime pizze le avete sfornate 10 minuti fa. Qual è il piatto forte? Il piatto forte da quest'anno abbiamo anche la griglia tutte le sere, che ci dà grandi soddisfazioni. Se no la pizza noi la facciamo in tutti i modi. Stasera abbiamo inserito anche un buffet con vari piatti hawaiani, visto il tema della serata, tra cui la pizza con l'ananas e il prosciutto. Ah, sentite quindi questo accostamento tra affettato, salume e frutta. Tipico hawaiano, è piaciuto? Molto, sì. Poi ho visto anche passare hamburger, patatine, quindi veramente di tutto. Da quest'anno abbiamo inserito anche un menù per i bambini, composto da hamburger e accompagnato da patatine. Bene, quindi chi più ne ha più ne metta, direi che qui assolutamente sono preparatissimi anche dal punto di vista della cucina. Il menù della propiziatoria mi sembra decisamente invitante, quindi vi ripassiamo la linea e noi intanto andiamo a fare 4 salti, perché qui veramente il clima è travolgente, anch'io non riesco a star ferma. Bene, grazie Elettra, tra qualche istante abbiamo gli ultimi ospiti qui del nostro salotto, prima però vediamoci un contributo dei social reporter che credo sia relativo al quartiere di Porta Sant'Andrea.
quartiere di Porta Sant'Andrea, vai scena e White Party. Al quartiere di Porta Sant'Andrea due storici preparatori, il preparatore attuale Lele Formelli e lo storico preparatore Angelino Checcacci. Intanto vi porto a cena con la squadra delle scuderie. All'interno del quartiere di Porta Sant'Andrea ci sono numerosi gruppi, le scuderie, il comitato giovanile, ma c'è un gruppo che eccelle e li supera tutti. Siamo in compagnia con uno degli esponenti dei Raviolai che ci spiegherà qual è l'iniziativa di quest'anno. Io sono Daniele Celli, sono uno dei rappresentanti del gruppo della cucina dei Raviolai. Perché Raviolai? Perché siamo 14 anni che cuciniamo i ravioli per la cena pizzatoria, quindi ormai questo nome ci è stato dato e ce lo teniamo stretto. Venerdì, come ogni giugno che si rispetti, avremo il nostro spettacolo prima di iniziare a preparare i ravioli per tutti voi. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, carichi. E qual è l'iniziativa invece? È un segreto, però insomma basta andare a vedere sulla nostra pagina Facebook della Raviolai, già qualcosa si può capire. Poi tenetevi pronti, domani sera c'è il clou. Quindi non mancate, un saluto da Peter e da Daniele. Non mancate. Allora, preso al volo l'ultimo ospite del nostro salotto per questa sera, è arrivato appena in tempo Giuseppe Misuri, editore di Radio Fly, che questa sera ha riunito tutta la sua squadra in una cena. Poi vi avevo invitato qui in Piazza Grande, evidentemente la cena si è protratta, però hai fatto in tempo ad arrivare. Giuseppe, innanzitutto io ti ringrazio perché sei anche uno dei collaboratori, ovviamente in questo caso con la tua azienda Astranet, anche dei nostri collegamenti, quelli che facciamo per queste dirette e soprattutto sabato per la giostra, quindi ovviamente un doveroso ringraziamento alla tua attività di professionista, mentre per quello che riguarda la tua attività di editore, anche Radio Fly seguirà con grande attenzione la giostra del Saracino. Sì Luca, allora innanzitutto ringrazio te perché poi voglio dire era impossibile non cercare di non arrivare in tempo qui da te, non possiamo certo rifiutare una cosa del genere. Sì, è un evento questo che seguiremo con la nostra radio, facendo una diretta, insomma. E è un'esperienza nuova, ma il Saracino, voglio dire, è una cosa di Arezzo. Noi cerchiamo di essere parte di quelle che sono tutte le attività di Arezzo e l'iniziativa di Arezzo. È chiaro che il Saracino rappresenta quella un po' la clou, no? E quindi vedremo quello che possiamo fare. Insomma. Ecco, la grande caratterizzazione, direi anche la grande forza di Radio Fly, no? La radio di Arezzo, questa è un po' la sua carta di identità. Ma in effetti sono due parole che fanno un po' spavento, no? Perché dici, ma chi è? Come fa Radio Fly a dire essere Radio Arezzo? Radio Arezzo per noi vuol dire la radio fatta dagli aretini, per gli aretini e dagli aretini. E tu sai quante persone, ormai sono più di 200, che sono venuti nei nostri studi, abbiamo parlato di tanti temi, di tanti argomenti, affrontiamo ogni mattina, parliamo, ecco, comunichiamo, cerchiamo di far conoscere tutto quello che il nostro territorio dà, insomma, anche quelle persone magari sono un pochino rimaste più nascoste e scopriamo veramente tante belle cose. Questa è una grande esperienza, Luca, veramente. Bene, ultimissima battuta, Giuseppe, tu, come detto, operi in questo mondo, diciamo così, nel mondo delle comunicazioni sì. Da tanti anni, però sì. Adesso hai un ruolo diverso, quello di editore. Ecco, cosa ha significato per te questo passaggio e come ti senti in questo ruolo? Beh, diciamo che ancora faccio parte di entrambe le cose, no? Certo. Da una parte di chi opera per poter permettere agli altri di comunicare e dall'altra decidere anche cosa, o non solo come, ma anche cosa comunicare. Sono due realtà completamente differenti, sono due aspetti che tra di loro possono sembrare convergenti, in realtà uno ragiona in una maniera tecnica, dall'altra devi ragionare non in maniera tecnica, ma in una maniera creativa, una maniera completamente differente.
noi ci proviamo, Luca, poi che uno faccia bene o meno non lo so, però l'importante è provare sempre nella vita, no? Bene, grazie Giuseppe Misuri, allora, per il tuo intervento qui, e congratulazioni a te, ovviamente, a tutto lo staff della radio che, come detto, stasera hai voluto riunire in una serata conviviale nella quale però mancavo io, perché l'hai organizzata quando io ero qui nel mio salotto. A tuo favore, nel senso che la tua mancanza si è sentita. Io sono veramente onorato di che tu faccia parte anche del nostro staff, diciamo, no? Insomma, ah, certo, non è certo quindi, un segreto, visto che vado in ecco, onda. Siamo stati veramente bene, è stato veramente un momento d'incontro fra tutti noi, tra tutti i nostri conduttori, che io non finirò mai di ringraziare, perché la radio sì, non la fa l'editore, tra virgolette, ma la fa chi è al microfono, chi idea programmi, quindi la fanno loro, la fate voi, quindi grazie veramente di cuore da tutti. Bene, grazie Giuseppe. Grazie. Allora, Andrea Vato, avete 30 secondi per fare le conclusioni, ma ricordiamo che domani pomeriggio saremo in diretta dalle 17.30 alle 18.30, quindi Andrea Lanzi e Giorgio Marmolini avranno ampio spazio per gli ultimi commenti e pronostici, e poi ovviamente domani sera alle 21.30 la diretta della prova generale. Però una proprio microsintesi finale, Andrea. Sì, ho già catechizzato entrambi, botta e risposta, domani chi fa le prove facoltative? Non lo so, mi aspetterei quei quartieri che non sono andati benissimo, quindi Sant'Andrea e forse basta. Favorita per la prova generale? Favoriti ci sono un po' tutti, perché hanno chiuso tutti un po' abbastanza bene. Favorito per la giostra di sabato sera? No, questo non lo possiamo dire. Stesse domande per Giorgio, chi fa le prove facoltative domani? Secondo me le possono fare anche tutti, come magari hanno altri riscontri e non c'è bisogno di farle. Generalmente si tende a evitare, qualcuno secondo me però le farà domani. E alla prova generale... Chi ci arriva meglio? Alla prova generale ci arrivano le seconde lance, cosiddette seconde lance, che in piazza hanno dimostrato nei punteggi di non lo essere tanto. Quindi sono curioso di vedere. Tradotto? Anche, tradotto, potremmo avere una prova generale, magari con un punteggio più alto di quello che troviamo sabato nella giostra. Oh, favorito per la giostra di sabato? Favorito per la giostra di sabato, io ancora vedo Santo Spirito e a ruota Sant'Andrea cresciuti in queste ultime due sessioni. Porta Crucifero e Porta del Foro, le distanze sono minime. Però se devo fare un pronostico secco, io dico Santo Spirito. E allora con questo chiudiamo, Luca, è tutto anche qui dalla tribuna, linea a te. Sì, anche questa sera siamo riusciti quindi a superare le 2 ore di diretta, che è un grande obiettivo che ci eravamo prefissi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, un grande ringraziamento ovviamente al pool tecnico che ci ha accompagnato in queste 4 serate di diretta durante le prove. Lo ribadisco ancora, domani alle 17.30 saremo in diretta per la bollatura dei cavalli e la sessione di prove facoltative, domani sera alle 21.30 la prova generale, ma ricordatevi alle 21.15 l'intervista, la seconda parte dell'intervista con Martino Gianni. Buon proseguimento di serata con Teletrio da Luca Canischi.